Cosa è successo alla stazione centrale, di Milano? Sentiamo questo servizio. Personalità violenta, priva di freni inibitori, crudele e ostinato nel continuare a infierire sul corpo della vittima. È il ritratto descritto nell'ordinanza del GIP di Milano di Fadil Monir, il marocchino irregolare senza fissa dimora, accusato di aver stuprato e picchiato una turista francese di origini marocchine in un ascensore della stazione centrale di Milano. Il 26enne resta in carcere per la sua condotta e per le bugie che avrebbe raccontato nel corso dell'interrogatorio. L'uomo, infatti, scrive il GIP, ha cercato di denigrare la vittima, dichiarando di aver avuto con lei un rapporto consenziente. Ma nel video di una telecamera di sorveglianza, si legge ancora nel provvedimento, c'è la prova della brutalità dell'aggressione, con le immagini che ritraggono una donna indifesa, impaurita, costretta con impietosa ostinazione a subire atti sessuali. Il prossimo 10 maggio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà a Milano per fare un punto sui controlli in città e presiederà il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il ministro ha definito lo stupro avvenuto in stazione un fatto gravissimo e sconvolgente e ha anche spiegato che per risolvere i problemi legati alla sicurezza il lavoro delle forze di polizia è fondamentale, ma non basta. Occorre agire per combattere il degrado e la crescente emarginazione sociale che finiscono per alimentare fenomeni criminali e insicurezza. Intanto la polizia indaga su altri due stupri denunciati da due donne poche ore dopo la violenza sessuale avvenuta alla stazione centrale. Carola D'Inizio, Sky TG24.